L'Epifania a tutte le feste porta via, ma la giornata di sabato 6 gennaio ha concluso portando la gioia nel cuore di tanti bambini, nonostante l'annullamento degli eventi in piazza 20 settembre. Nel pomeriggio dell'Epifania, infatti, il sindaco Massimo Seri, l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e il presidente della Proloco, Giacomo Grandicelli, hanno consegnato all'ospedale di Fano, nel reparto di pediatria, le calze piene di dolciumi ai bambini ricoverati, regalando sorrisi e momenti di felicità a tutti, inclusi i sanitari presenti. Abbiamo deciso di portare appunto dei regali qui in pediatria, anche perché il tempo non c'è stato clemente, quindi la manifestazione in piazza è saltata per via appunto della pioggia incessante che non ha staccato da stamattina. E allora abbiamo giustamente voluto regalare qualcosina anche ai bambini che sono qui in pediatria, quindi abbiamo voluto fare questo piccolo dono sperando di aver fatto una cosa gradita sia al reparto ma soprattutto ai bambini che sono qui in reparto. Successivamente la festa della Befana è proseguita alla cooperativa Tre Punti, dove alle 17 circa sono arrivate le Befane, che hanno regalato dolciumi ai bambini presenti tra il pubblico, coinvolto nel gioco della tombola. Grande festa dell'Epifania a Tre Punti di Fano, grande gioia nel vedere i bambini felici. Sicuramente sì, è una tradizione che ormai portiamo avanti da decenni, no? Le feste tradizionali, una è la Befana, naturalmente come avete visto tanti bambini oggi sono venuti qua a trovarci a prendere una calza, però per noi a Tre Ponti nella piccola realtà è un onore avere tanti bambini che conoscono la realtà Tre Ponti.